Lumix G6, questa è l'ultima nata in casa Panasonic che si situa sopra la G5 che tutti ben conosciamo, che abbiamo provato. Quindi è una fotocamera di alta classe, ottiche intercambiabili, quindi la possibilità di inserirsi appieno nel sistema di ottiche Panasonic, e rappresenta una fotocamera, un apparecchio di classe medio-alta. Il suo sensore è in grado di dare 16 milioni di pixel. Per il resto l'aspetto è quello che abbiamo già conosciuto, tipico delle mirrorless di fascia alta, ripeto, di Panasonic, tipo la GH3 o la G5. L'apparecchio è in grado di scattare oltre le fotografie e si inserisce nella linea Panasonic, che dà anche una enfasi alla possibilità di girare video. Infatti gira video anche in Full HD e in vari formati. La disposizione dei comandi, come si vede, è una disposizione classica. Qua abbiamo la ghiera dei modi, qua abbiamo il comando dello zoom, qua comando dello zoom, qua abbiamo il pulsante di scatto, qua il pulsante rosso dell'Intelligent Auto, che è un programma semplificato di ripresa, e qua abbiamo il pulsante per la ripresa video. Dietro, ecco qua, il consueto LCD basculabile, non solo basculabile ma anche rotabile in avanti, e la consueta serie di comandi col joystick a 4 vie. Oltre allo schermo LCD abbiamo anche il mirino, un mirino elettronico che si attiva andando vicino al mirino stesso con l'occhio. Questa è la vista superiore della G6. Vediamo a partire esattamente di qua, abbiamo il pulsante di scatto, qua abbiamo il pulsante rosso per la ripresa video, qua abbiamo il tasto dell'Intelligent Auto, che è un programma facilitato e veloce, qua abbiamo il solito interruttore per accensione e spegnimento, e qua abbiamo la ghiera per selezionare le modalità di uso. Sul lato destro le solite tre prese, telecomando, HDMI e cavetto per il trasferimento dei file se non si vuole togliere la scheda, e quindi questo serve per trasferire direttamente i file al computer. Qua abbiamo il mirino elettronico che si attiva avvicinando l'occhio a questo sensore. Ecco, vedete questo sensore, se noi avviciniamo l'occhio, in questo caso la matita, vedete che dentro si attiva il mirino elettronico. Immediatamente sotto la ghiera abbiamo il pulsante a F-Lock, il Quick Menu. Poi dall'altra parte abbiamo il pulsante per attivare il flash a scomparsa. Poi abbiamo un altro pulsante di personalizzazione. Sulla destra i soliti pulsanti che siamo già abituati a vedere nelle macchine della Panasonic, nelle Lumix. Tasto verde per rivedere le foto, qua abbiamo il joystick a 4 vie. Ecco, interessante notare anche questa scritta. Questa scritta che cosa indica? Indica il fatto che se noi avviciniamo l'apparecchio, questa parte dell'apparecchio, a un telefonino o a un tablet, possiamo trasmettere a questa apparecchiatura mobile
i file contenuti nella scheda di memoria dell'apparecchio. Questo ci permette in pratica di spedire in tutto il mondo, sui social network, al nostro computer, dove vogliamo, le immagini scattate con la G6. Sul davanti a sinistra della G6 vediamo questa presa ed è la presa microfono. Enfasi, come per tutte le Lumix, è stata data alla ripresa video. Ripresa video Full HD in vari formati. Premendo il tasto menu abbiamo accesso al menu che si visualizza nell'LCD posteriore. Si tratta di un menu touch. Infatti, ecco, vedete che toccando, sfiorando lo schermo con un dito si aprono le varie finestre di dialogo dalle quali possiamo scegliere sia la qualità delle foto nelle loro varie, nei vari aspetti, JPEG, RAW, oppure abbiamo lo stile delle foto, eccetera, oppure si accendono, si aprono le altre finestre di dialogo per impostare anche, per esempio, le funzioni che ci interessano di più. Don't think.